amici di EveryEye, vedete che sono sommerso dalla tecnologia. Ho il bestione di Orion 9000 di Acer, serie Predator, stessa serie di questo monitor XB1 4K 27 pollici IPS, e questo super computer da gaming, ma molto versatile, si presta bene anche per rendering video, bellissimo, ultra potente, ultra versatile appunto, e anche piuttosto costoso. Prezzo di partenza, almeno per il mercato italiano, pari a 4.999 euro. E tra poco vi dirò le specifiche, c'è veramente da prendere paura. Ma lo vediamo meglio, o meglio, li vediamo meglio, l'ho detto tre volte, dopo la intro. Oltre al computer mi è stato fornito appunto questo monitor, e anche di serie al computer abbiamo questa tastiera sempre Predator con il mouse, anch'esso Predator, tastiera e mouse illuminati tramite LED di colore esclusivamente azzurro, perché non sembra disponibile insomma un cambiamento di colorazione. E poi abbiamo questo bestione, andiamo a vedere un attimo per quanto riguarda i materiali. È realizzato, ha un'anima in metallo, però ha anche varie parti in plastica satinata. In tutti i casi è molto robusto, molto solido, molto grande. Mi vedete? Ecco, vedete la dimensione di questo case? È assolutamente enorme e anche molto pesante. Ecco perché Acer ha pensato bene di mettere due maniglie molto stilose nella parte superiore e nel retro un paio di rotelle per appunto trasportarlo più facilmente. Insomma, uno chassis monolitico, accattivante, dalle linee molto spigolose, e saltano subito all'occhio tutti questi LED RGB installati sulla scheda madre, ma anche sulle ventole nella parte anteriore. Il bello è che tramite l'app Predator Sense, che è presente qui, adesso non la eseguo ma state vedendo le riprese in sovrimpressione, potete andare a modificare i colori a piacimento e anche l'animazione. Tra l'altro, tramite un cacciavite a stella potete andare a svitare queste due viti sia nel lato sinistro che nel lato destro, e potete andare ad aprire questa paratia, che tra l'altro è schermata contro le onde elettromagnetiche, e in questo modo possiamo andare a vedere al suo interno e troviamo tanta succosa componentistica. Qui nella parte bassa, alimentatore coperto da questo rivestimento in plastica, e al centro campeggia la scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, e ci sono a disposizione comodamente i connettori M2. Qui nella parte superiore troviamo invece il drive ottico, quindi lettura di DVD più o meno R più o meno RV. Troviamo due banchi da 16 giga di RAM DDR 4 a 2666 MHz, e il processore, che è tenuto a bada dal punto di vista temperature da un dissipatore Cooler Master, processore Intel Core i9-7900X, un processore potentissimo, bestiale anche comunque il calore che sprigiona, ecco perché c'è un raffreddamento a liquido solo per lui. E troviamo poi 5 ventole da 120 mm poste in punti strategici, perché questo case sfrutta l'Ice Tunnel 2.0, quindi creerà delle correnti apposite per andare a raffreddare in modo più mirato tutti i vari componenti all'interno del PC. E questo lato è fatto. Dall'altra parte troviamo invece l'accesso all'hard disk meccanico Toshiba da 2 tera 7200 rpm, e poi troviamo altri slot per andare ad inserire altri dischi, tra cui possiamo aggiungere anche degli SSD. Questa è la configurazione: SSD Intel da 256 giga e appunto 2 tera di Toshiba meccanico, però Acer consiglia 4 SSD e 2 hard disk meccanici, quindi una configurazione assolutamente super veloce, potrete fare praticamente qualsiasi cosa. Ovviamente queste che vi ho appena detto, GPU e RAM, è la configurazione base con cui vi arriva il computer, però potete espanderla, perché ad esempio la RAM tramite gli 8 slot UDIM DDR4 potete portarla a ben 128 GB, mentre per quanto riguarda la GPU tramite i 4 slot PCI Express potete mettere in crossfire ben 4 GPU AMD Radeon RX Vega 64 oppure 2 Nvidia GTX 1080 Ti in Slim, e quindi avrete una potenza di calcolo estrema assolutamente. Questo rappresenta comunque un investimento per il futuro, perché essendo principalmente pensato per il gaming, ma trovandosi molto bene anche ad eseguire task più professionali, chiamiamole così, come può essere un rendering video, riesce a sopportare tutte queste tipologie di task piuttosto bene. Il processore è un 64 bit
bit, frequenza base 3.3 GHz, però è possibile overclockarlo e c'è un tastino apposito sulla parte superiore frontale del case turbo, premendolo andremo a 4.3 GHz. E poi è un decacore con 20 core logici e supporto all'hyperthreading. Ecco, parliamo un attimo dal punto di vista temperature. Innanzitutto le 5 ventole faranno un po' di rumore, udibile tranquillamente anche quando il processore non starà compiendo nulla di particolarmente pesante, rumore che andrà ad aumentare drasticamente se voi appunto inizierete a dargli in pasto delle task particolarmente onerose. Parlando di temperature, in uno stato a riposo staranno sui 28-30 gradi e invece ho registrato un picco di 73 gradi centigradi mentre eseguivo un benchmark con Cinebench R15. Anche qui dipende anche dall'ambiente, perché più l'ambiente è caldo più le temperature interne al computer tenderanno comunque ad essere leggermente più alte. In tutti i casi l'accoppiata i9 con questa scheda grafica GTX 1080 Ti, che tra l'altro ha 11 giga di memoria dedicata, è un'accoppiata assolutamente vincente. Ho eseguito vari giochi, perché appunto essendo pensato principalmente per i gamer ho eseguito giochi tra cui Metro Last Light Redux, Batman Arkham City, Rise of the Tomb Raider e Total War Rome. Tutti i giochi si sono mantenuti sui 50 frame al secondo, che non è male contando che li ho fatti girare con risoluzione 4K tramite questo monitor che fra poco ve ne parlo, con tutti i dettagli al massimo. In alcuni casi però l'anti-aliasing non è stato spinto al massimo, appunto per ragioni prestazionali. Ho eseguito anche altri benchmark in single core, è molto buono il punteggio su Cinebench, però diciamo che rispetto ad altre CPU che magari sono leggermente meno performanti fa all'incirca lo stesso risultato, se non qualcosina di meno, però sul multithreading ovviamente le supera tutte. Ora volevo fare una considerazione personale: secondo me un i9-7900X come questo attualmente per un uso prettamente gaming è anche troppo. Certo, c'è tecnologia VR ready, quindi in caso appunto di utilizzo con realtà virtuale un processore potente può fare al caso vostro. Diciamo che è più che altro un investimento per il futuro, perché comunque tra qualche anno ci troveremo con giochi e applicazioni molto più onerose computazionalmente parlando. Parliamo ora un po' di porte, connettori, eccetera. Nella parte frontale troviamo tre USB 3.1, una USB Type-C, ingresso jack da 3,5 mm per le cuffie e anche per il microfono. Nonché, qui troviamo una cosa molto che può interessare sicuramente i gamer più incalliti, perché se avrete un paio di cuffie, non preoccupatevi, nella parte frontale c'è un appoggia cuffie retrattile a scomparsa, dove appunto potrete appoggiare il vostro headset. Mentre un po' più sopra c'è sempre anche qui uno sportellino che basterà premere per aprirlo e accedere al drive ottico. È chiaro che Acer ha puntato tantissimo sul design e quindi anche sulla presenza estetica. Questo computer sicuramente non vi fa sfigurare. Ora chiudo un attimo lo sportello, così attenuiamo un attimo anche il rumore delle ventole ed è anche più carino da vedere in tutti i casi. Andiamo a vedere posteriormente invece, che ci sono una marea di porte. Troviamo due porte USB A 2.0, 5 USB A 3.1, un'altra USB Type-C, ingresso Gigabit Ethernet, un altro ingresso PS2 per tastiera o mouse, quindi ingresso combinato, un ingresso HDMI, tre porte DisplayPort e poi input e output per dispositivi audio, perché questo computer è munito di tecnologia Sound Blaster X Pro Gaming e quindi andando a collegare degli speaker, dei satelliti appositi, potrete godere di una qualità audio assolutamente impressionante. Ma notate però che c'è una mancanza tra tutte queste porte, c'è veramente tutto e di più, però manca l'entrata per schedine SD. Ora, non è assolutamente un dramma, perché un videogiocatore alla fine che cosa se ne fa? Se ne fa gran poco, però averla nativamente per un uso professionale come può essere appunto montaggio video, nel mio caso mi interessa particolarmente, sarebbe stato assolutamente comodo. Ora però voglio parlarvi di questo fantastico monitor Predator, come già vi dicevo, anch'esso XB1, 4K, 27 pollici, copertura sRGB pari al 100%, 16 noni, con tecnologia Nvidia G-Sync, supporto ai 60 Hz tramite DisplayPort, invece con HDMI si ferma al 30 Hz perché dispone di uno standard un po' arretrato purtroppo, trattamento antiriflesso come potete notare e offre una buona esperienza zero frame, perché vedete i bordi laterali che sono praticamente inesistenti. Questo zero frame diciamo che consente una buona esperienza quando voi andrete ad esempio a prendere un monitor dello stesso tipo, lo andrete ad affiancare ad esempio un monitor, un altro monitor, andrete a creare una visione che si va ad estendere in largo
larghezza assolutamente unica e fantastica. Luminosità che non è spinta, però per un uso interno va più che bene. Tempo di risposta pari a 4 millisecondi, che è buono per un utilizzo gaming, ma anche per un utilizzo più professionale, appunto montaggio video eccetera. Per quanto riguarda invece il piedistallo, che ha un'anima in metallo ma che è rivestito in plastica, lo potete andare a regolare praticamente come volete. Vedete, verso l'alto, verso il basso, potete tirarlo verso l'alto, verso il basso, potete anche ruotarlo, ma c'è anche di più, perché potete ruotare il monitor di 90 gradi a destra o a sinistra. Guardate un po' qua. Ta 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 tan. Ovviamente via software dovrete andare a regolare, altrimenti sarà tutto storto. E lo stesso anche dall'altra parte. Altra nota positiva di questo monitor è che dispone di due speaker da 2 watt ciascuno, che dal punto di vista qualità audio sono assolutamente deludenti, ma insomma un gamer ha il suo paio di cuffie fidato e di sicuro non se ne frega tanto degli speaker in interni del monitor, che però fa sempre piacere averli a disposizione, soprattutto appunto se momentaneamente non si disponesse o di speaker appunto di cuffie. Per quanto riguarda però questo monitor, questa diciamo che non è una recensione completa, vedete un po' di caratteristiche, trovate la recensione scritta in descrizione, vi lascio il link sul nostro sito everyeye.it, vi lascio sempre il link anche la recensione scritta di questo Orion 9000. Ora però voglio parlarvi un po' della user experience. A bordo troviamo Windows 10, al primo avvio dovrete effettuare tutti i vari update del caso per aggiornarlo all'ultima versione, stessa cosa dicasi per i driver Nvidia tramite l'app GeForce Experience. Dunque, lo accendete, e che tra l'altro è rapidissimo e fin da subito è fluidissimo, reattivo, veramente scattante in ogni singola operazione, l'apertura delle applicazioni è fulminea, tra l'altro con tutto il quantitativo di RAM riesce a mantenere in memoria tutte le applicazioni, tutti i giochi che avvierete, appunto pensate se avete poi 128 giga di RAM, veramente non vi ferma più nessuno, sembra che riesca ad eseguire tutto quanto senza particolare sforzo, tra l'altro tutta questa rapidità anche di avvio ed esecuzione è data anche dal disco, in particolare dal disco SSD su cui è installato Windows 10. Abbiamo fatto dei test in lettura e scrittura, non sono male, trovate sempre questi test nella recensione scritta. Raramente si impunta, nel mio caso durante il mio utilizzo non si è mai impuntato, però può capitare che magari ogni tanto il sistema faccia cilecca, insomma ci sta. A me finora non è mai capitato, fluidissimo, reattivo, scattante, veramente sempre stato al top. Per questa recensione è tutto, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questa bestiolina e di questo bello schermo. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link che vi servono e sono curioso di sapere che cosa ne pensate, fatemelo sapere. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, e da Nicolò Comerlato per everyeye.it è tutto, ciao!